Ma non c'è un Scusate, è necessario avere il contraddittorio, no? Cioè, siamo tutti d'accordo, è anche un po' noioso. E Francesco Serra è sparito. No. Dal bagno. No, volevo fare una battuta perché RSVP è francese, lui è madrelingua francese, se l'è cambiato. E dice come vuol dire, quando la persona finisce un concetto, ma altre persone parlano sopra, cioè ma la forza nostra è proprio questa, no? Non vuoi vedere male sul giornale, vedresti. Non ha capito, però voglio dire, era chiaro che era intenzionalmente ferita, era chiaro. Non a parlare, Bernardo. Vada a fumare. Vuole chiacchierare, sai cosa vuole fumare, ma non finire l'intervento. Il Bernardo. Rispetto e un... Giambo, ci sto io con il moderatore, ti ringrazio tanto. Per cortesia, fate continuare a parlare Bernardo. Grazie. Contento che siamo rientrati, perché ripeto, il contraddittorio è importante, se no siamo tutti d'accordo e ci annoiamo. Allora, riguardo alla per dirimere alcuni legittimi dubbi, come ha ribadito Gianluca, le candidature del 2013 non sono state espressione del Meetup 256. Io credo di averlo ripetuto in qualsiasi lingua, conosco l'inglese e poi lo spagnolo, magari dovrò imparare pure l'arabo e lo ripeterò pure in arabo. Non sono state espressione del 256. Le candidature alla Regione Lazio, sì, le candidature alla Regione Lazio fu un laboratorio fatto da tutti i meetup del Lazio che ha previsto tante riunioni, anche molto animate come queste, tra l'altro, quindi siamo assolutamente nella logica, nella sintassi del movimento, che prevede anche un po' di chiaciara, come si dice a Roma, no? Perché la prevede? La prevede perché noi non siamo dei segretari, si mettono in 4-5 persone, decidono, non ci sono. Che c'è, padre? Ah, ok. Non c'è nessun dibattito, non c'è nessun confronto, decido di 4-5 e abbiamo il candidato. Quindi io richiamerei un po' tutti senza far prevalere le emozioni e parla uno che è molto emotivo, ma se noi alla prima discrasia, distonia che sentiamo nell'aria e ci alziamo, chi va a fumare, non raggiungiamo più niente. Ora, qualcuno ha proposto il voto, Gianluca ha proposto il voto su quelle tre opzioni, d'accordissimo, c'è anche la terza opzione, cioè reiterare un'altra assemblea per coinvolgere. Bisogna tenere presente anche un'altra cosa, vi do una notizia, magari molti la sappiamo, ma ne è nato un altro in Italia, siamo 5, e probabilmente nella prossima 2-3 settimane nasceranno altri, perché ragazzi non prendiamoci in giro, è chiaro che il movimento è un piatto appetitoso, è chiaro che alla Dina avremo un buon risultato e probabilmente al di là di chiunque poi sarà candidato, quindi ci sono persone e abbiamo diretta conoscenza di persone che ci interpellano e ci dicono: ma io voglio candidarmi alle comunali, non c'è nessun problema, ma magari almeno gli diciamo: vieni, partecipa, almeno renditi conto che cos'è il movimento, almeno questo. E abbiamo per esempio un esempio bellissimo che ha fatto un po' ridere, che c'è stato un ragazzo che l'avrà fatto assolutamente in buona fede, noi gli abbiamo spiegato: guarda, vieni a partecipare, almeno ti rendi conto, e lui ha aperto un meetup, perché giustamente dice apro un meetup così mi candido. Insomma, il meccanismo eterno di dover coinvolgere i meetup ci porterà fino a dicembre a dover coinvolgere altri meetup che nasceranno, perché comunque nasceranno altri meetup, perché il piatto è appetitoso ed è inutile che ci prendiamo in giro e facciamo tutti gli ecumenici, gli istituzionali, siamo aperti, è chiaro che siamo aperti a tutto, ma dobbiamo essere consapevoli che da qui
fino a dicembre, gennaio, fin quando non ci sarà una lista certificata, o quando non ci sarà perché il rischio è imminente, ne nasceranno altri in Italia. Questo deve essere chiara come cosa. E se noi stabiliamo la regola di dover coinvolgere tutti, dovremmo coinvolgere fino, dobbiamo aspettare fino a gennaio per vedere quanti meetup nascono e coinvolgere tutte le persone che hanno. Grazie. Ora c'è Alberto, poi dopo ci sarai tu, Claudia. Buonasera, Alberto Taviani. E Alberto Taviani, Sabaudia, io una cosa volevo dire inizialmente, sostanzialmente io vengo da Sabaudia, diciamo sono l'organizer di Sabaudia e posso confermare quello che è stato detto all'inizio sull'RSVP, giusto per fare una testimonianza, che chi organizza, chi si occupa del meetup regolarmente aggiorna i dati delle presenze, verifica, certifica tutto quanto. Questo mi capita con Sabaudia, lo verifico con gli amici di Pontina, insomma anche con altri meetup, quindi è una cosa abbastanza normale. Quindi, anzi, esattamente come diceva Francesco prima, ci sono tante persone, tante volte che si va in meetup e non si segna, non si fa nemmeno l'RSVP, proprio perché a me, io venendo da Sabaudia, altre volte vengo a Latina, non avendo la certezza di venire neanche mi iscrivo, quindi amen, cioè non è quello il problema, quindi non succede niente. Un motivo per cui io sto qua, lo dico sempre, è per costruire, non per fare altro. Io faccio parte del Movimento 5 Stelle, non mi interessa di quale meetup faccio parte, io sono, e presumo anche voi, siamo tutti il Movimento 5 Stelle. Poi se frequento il meetup 256 perché mi sono iscritto al meetup 256 perché l'ho visto come punto di incontro più frequentato in quel periodo, mi sono iscritto, mi sono trovato bene con un gruppo di persone e continuo a farlo. E domani vado alla Cotarda, abbiamo un banchetto col meetup di Pontinia, perché io sono Movimento 5 Stelle, io non sono 256, io non sono Sabaudia, io sono Movimento 5 Stelle, presumo anche tutti quanti, e penso che il motivo per cui siamo venuti tutti quanti qui oggi e perché ci siamo iscritti è perché ci sentiamo Movimento 5 Stelle, indipendentemente dal nome del meetup. Questo penso sia una cosa abbastanza chiara che vada un po' per tutti quanti. Una cosa ritengo doverosa, che era all'inizio dell'assemblea, sostanzialmente si parla di paletti, di regole, io sono contrarissimo alle regole, però c'è da dire una cosa, Sabaudia, Terracina, abbiamo vissuto dei momenti abbastanza particolari, soprattutto in fase di pre-costituzione di lista per le elezioni comunali, e a Sabaudia per esempio è saltato tutto quanto proprio perché si erano creati degli individualismi, si erano create delle situazioni per cui qualcuno non aspettava altro che saltare sul carro del vincitore, sport nazionale, lo sappiamo, più del calcio, non ci mettiamo niente, si salta sul carro del vincitore. In questi giorni, con quello che è successo a Roma, il Movimento 5 Stelle viene visto come un elemento trainante. Io ho sentito proprio questi giorni, questa settimana in ufficio, gente che diceva ma io ormai 5 Stelle non sai neanche di cosa si sta parlando, e tante volte sento delle persone che dicono ma poi magari il candidato sindaco deciderà lui, consigliere, ma che cosa state dicendo? È un portavoce, signori, è un portavoce degli attivisti. Il Movimento 5 Stelle è degli attivisti, non è diciamo delle persone singole, uno vale uno, e ho sentito stasera parlare di personaggi di Battista, vale uno, signori, non vale più di lui, non vale più di lui. Grazie. E questo è sostanzialmente quello che dicevo, è un periodo in cui sicuramente soffriremo perché ci saranno dei tentativi di infiltrazione, lo sappiamo, l'abbiamo vissuto a Sabaudia, a Terracina, quello che era stato scelto come portavoce sindaco, quando hanno deciso con una maturità eccezionale, Terracina disse non siamo pronti a candidarci perché non sappiamo ancora come affrontare la situazione, il candidato che era stato scelto come sindaco ci è rimasto talmente male che il giorno dopo è andato a fare l'assistente a quello che poi è diventato un sindaco del centrodestra. Scusate solo un attimo, ci sono ancora una decina di interventi, adesso lo farebbe a Claudia, volevo solo chiedere, perché qualcuno me l'ha chiesto, se vogliamo fare 5 minuti di pausa, magari. Visto che John Milavai entra qui, magari rientriamoci, non c'è niente. Massimo, va bene, 5 minuti, 10, dai. Facciamo il brindisi così non ci rifiutiamo qua gli interventi. Thank you.
chiamarli, ho detto grazie. Allora, possiamo c'è ancora tanta gente fuori? Vabbè, io direi di ricominciare. E sì, ricominciamo. Sono ancora diverse persone segnate. Io direi di chiudere adesso con quelli okay. che sono segnati, non sì. stoppiamo. Dopodiché passiamo alla, alle votazioni. Massimo, vuoi più definito? Claudia. Abbiamo pure bevuto. Non hanno bevuto. C'è stato un po' di scompiglio, ci scusiamo che poi l'essere umano si sorprende un attimo da cose emotive, però credo che chiunque venga qui a parlare stasera, siccome penso, io ci sto dando una giusta importanza, perché secondo me è una cosa importante quella che è accaduta stasera, a prescindere da qualsiasi altra cosa, però per me è una cosa importante, e chi viene qui a parlare penso che debba contare fino al 100% cose che vanno a toccare il personale delle persone, perché credo che, come ha detto lui qui 256, sono d'accordo con Giacomo quello che ha detto, una persona non può essere, cioè 256 non può essere responsabile di quello che dicono le altre persone, e capisco questo, però ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza prima di arrivare qua sopra e dire e parlare del personale degli altri, del passato di uno, della foto di un altro, di quello, cioè qualsiasi cosa, qua non è proprio il punto, il momento, l'ora esatta, cioè queste cose si possono dire all'esterno ma non qui dentro, perché se uno viene qui deve anche capire l'importanza di quello che stiamo facendo, perché se uno non capisce questo è meglio che non aver bocca, insomma, se fanno meno danni a questo punto. Allora, detto questo, ecco, mi dispiace che noi stasera siamo venuti qua, io e Ferdi, con l'intento veramente di partecipare e di renderci utili per quello che per cortesia stiamo cercando di fare, però poi ecco, ci troviamo di fronte a persone che magari rimangono un pochino chiuse, è vero che uno vale uno, e questo non mi ricordo chi è che l'ha detto poco fa, però dire che Di Battista uno vale uno mi dispiace tanto, ma io non ci sto a questo, perché sono stati nominati 5 che fanno parte del direttorio e che si dovranno occupare dei meetup. Perché dobbiamo dire che Figo, Di Battista, la Taverna sono uguali a noi? Io non mi ritengo, prima di tutto per l'esperienza, sicuramente hanno fatto molto più attivismo di me, sicuramente si muovono molto più di me e si muovono da prima che fossero eletti, e si muovono tantissimo anche adesso che sono stati eletti, perché io me li sono andati a vedere in giro e so che fanno tanto attivismo. Quindi dire che io o qualcuno di io non mi ritengo alla sua altezza, alla loro altezza, assolutamente. Quindi uno vale uno, sì, però dipende per quello che si dice. Per quanto riguarda prima, ho parlato del regolamento, che le regole andavano scritte insieme, cioè non è che io dico che non sono stata avvisata, penso che l'ha detto Giambo prima, mi ha detto se tu dovessi avvisare tutti quanti arrivano le mail, ok? Arrivano le mail, però io oggi se sto qua, se io sto qua è perché comunque qualcuno al di là delle mail oggi mi ha avvisato di venire, no? Allora, io dico, se il 29 agosto c'era questa riunione così importante, come sono stata avvisata oggi che si dovrebbe, tra virgolette, votare, dovevo essere avvisata allo stesso modo all'epoca quando ci si dovevano scrivere delle regole. Questo è quello che voglio dire, perché è facile trovare scuse dopo, però le cose se le dobbiamo fare insieme si devono fare seriamente. Grazie. Rita? Sta fuori? Rita? Buonasera, mi chiamo Antonio. Dunque io sono vicino al Movimento 5 Stelle proprio perché non si sente? La presentazione non abbiamo sentito chi. Sono Tony Agostini. Ok, grazie. Scritto al Movimento 5 Stelle perché. Sono avvicinato perché era un movimento dei cittadini. Perché se fosse chiamato Partito della Pagnotta, qui non ci stava. Perché lo spirito deve essere quello, cioè i cittadini che finalmente possono dire la loro. Solo che ci vuole spirito collaborativo.
Io penso che il ragazzo ha le sue ragioni, la ragazza ha le sue ragioni, però non deve essere uno scontro, ma deve essere costruttivo. Cioè, non vedo quella serenità e quello spirito collaborativo che può portare avanti le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro. Io penso che il movimento si deve coalizzare, perché un'occasione del genere non cambierà mai più, ed è peccato spiegarla così. Per quanto mi riguarda, io quello che ha vissuto lui l'ho vissuto anch'io. Mi sono sentito un po' discriminato delle volte solo perché qualcuno riteneva di avere più diritto di qualcun altro perché lavorava in Italia. Questa è una brutta sensazione. Io dico che quello fa curriculum, magari quando andremo a decidere chi dobbiamo votare come consigliere andiamo a vedere quello che ha fatto lui, quello che ha fatto lei, ha lavorato, ha fatto tanti pitap, la conosciamo, chi è arrivato per ultimo non lo conosciamo, probabilmente non lo voteremo. Quindi è il principio della meritocrazia che dovrebbe stare alla base di questo movimento fatto da persone per bene. Sulla carta siamo tutti persone per bene, e non è detto che chi ha lavorato di più nei meetup allora è esente da influenze esterne che potrebbero poi diciamo rovinare l'immagine del movimento. Tutto. Grazie. Alessandro. Rita Saffone, Alessandro Salta, Pasquale. Dunque, allora, in merito proposto operativo, dunque Giamba ha detto di fare tre proposte, però sono proposte che non collimano, nel senso che non sono uguali, sono insieme. Diciamo che la proposta di votare o non votare un regolamento deve essere messo prima delle altre due, per logicità, nel senso che noi dovremmo dire: vogliamo votare un regolamento, sì o no? A seconda di come poi l'assemblea decide quello che è da fare, votiamo, eventualmente se dice sì, votiamo il regolamento. Però mettere tutte e tre insieme nello stesso pariteticamente, secondo me per la verità non può andare. Grazie. Grazie Pasquale. Adesso ci sarebbe Rita e Alessandro. Rita sta fuori. Alessandro. Francesco Serra. Sì. Francesco Serra, sì. Sarò lunghissimo. Allora, non è un'ulteriore proposta. Sì, è un'ulteriore proposta. Sì. Facciamo slittare, come si faceva una volta, non so dove, si fermavano gli orologi. Facciamo slittare di una settimana questa votazione. Mettiamo sul web le proposte alternative. Invitiamo con mail, con sms, con telefonate tutti i gruppi che ci sono da invitare, tutti, pure quello di Scacciato c'è. Poi tra una settimana ci rivediamo qua, nessuno potrà più dire: ma io non c'ero, io non lo sapevo, a me non mi avete avvisato. Le eventuali proposte le facciamo come nel puro spirito 5 Stelle, le facciamo sul web, e dice: no, io vorrei cambiare questo articolo, vorrei cambiare. Poi si viene qua tra una settimana, democraticamente uno vale uno, ricordiamoci questo, perché altrimenti faccio anch'io un neo metap e dico: io non valgo uno, valgo 100, e non si può fare. Si viene qua tutti quanti democraticamente, diamo adito, diamo anche una parte di ragione alle persone, dice: ma io veramente non lo sapevo. La settimana prossima lo dovranno sapere tutti, questo se ne dovrà incaricare chi di dovere, di avvisarli tre volte ciascuno, in maniera che non possono dire. Un'altra cosa importante, questa è una cosa personale, purtroppo la devo dire, sì. Mi dispiace. Non voi, no. Ho finito? Un minuto, grazie. Il mio attacco, che purtroppo sarà pubblico perché non ho altri strumenti, essendo stato, va bene. Essendo stato, va bene. Forse non c'è il video, sono un espulso. Di cosa? Latina 5 Stelle. Da Latina 5 Stelle Movimento, sono stato il primo, sono contentissimo perché sempre lui è un piacere.
Io farò una serie di controaccuse, chiamiamole così, ma ricordate, io non le faccio allo splendido gruppo degli attivisti di Latina in Movimento, che sono tutti per la maggior parte favorevoli a una fusione, a un accordo, a un lavoro comune. Lì chi non è favorevole sono a mio avviso sono soltanto gli organizza. Per cui quella è una cosa personale che non ha nulla a che vedere col Movimento 5 Stelle, non lo confondete. Quello è quel pazzo di serra che si mette contro un gruppo di organizza. Grazie. Prego. Grazie. Edoardo. Scusate, allora sono Edoardo e sono io e basta, non importa il gruppo. Mi dispiace, mi devo solo collegare a cose che sono state già dette. In modo particolare io mi trovo come Assunta che ha parlato tanto vari tempo fa. Io sono iscritto da... Ci può dire il meetup che appartiene, per favore? 256. Grazie. I grilli e le cicale, perché io li conosco come grilli. Mi sono iscritto vari mesi fa, ma non ho mai partecipato, quindi scusate se nelle mie parole ci può essere una critica, ma non sono l'ultima persona che deve criticare. Però mi ritengo importante perché do un giudizio dall'esterno. Come diceva Assunta, si è sentita molto coinvolta dell'attività delle persone e oggi è rimasta un po' delusa. Anche io sono rimasto un po' deluso e purtroppo c'è stato un intervento, non mi ricordo il suo nome, Comparone, che mi ha mi ha portato una ventata di pessimismo. Cioè lui ha detto che in questa situazione non se ne verrà fuori, scusa se ho sintetizzato così. Io temo che sia così e me ne dispiace perché io penso a tutti quanti, ci stiamo perché riteniamo giuste le idee del Movimento 5 Stelle, non che poi sia di un gruppo o di un altro, non ha importanza. A me il fatto che nascano tanti meetup lo vedo in modo negativo, mi sembrano le diverse correnti dei partiti e in un movimento come quello 5 Stelle questa è la cosa peggiore. Perché penso che chi entra nel Movimento 5 Stelle fondamentalmente è una persona onesta, se no sarebbe da scemi andare dietro a certe cose. E ritengo comunque che una cosa positiva del Movimento 5 Stelle è che uno vale uno, ma uno vale uno riconoscendo chi è più importante o meno importante, ma sempre uno è. Io mi sono iscritto a questo meetup perché avevo la possibilità di votare, cioè nel mio piccolissimo io potevo dare un giudizio, però dovevo essere onesto in quello che io facevo, se no non ha senso stare qui. Quindi insisto a dire prima di tutto che uno vale uno e prima di tutto ci stanno le idee fondamentali del Movimento 5 Stelle. Secondo, il primo meetup che c'era qui a Latina era Griglia e Cicale. Quando io sono entrato, perché era l'unico modo per capirci qualche cosa, sono andato a leggermi il non statuto, che era una cosa abbastanza corposa, tra virgolette burocratica. Ma se c'avevamo un regolamento, perché non si segue quel regolamento? E in un regolamento, cioè nelle riunioni, ci sarà chi è favorevole e chi è contrario. E poi si decide in modo democratico. Che ognuno dice, ah no, non mi sta bene quello che dicono il Movimento 5 Stelle, scusate, questo gruppo, questo meetup o quest'altro, allora io mi faccio un altro meetup. Ma facciamo peggio di quello che fanno i partiti. Ma che scherziamo? Allora, Rita mi ha detto che salta. Quindi c'è Antonio? Sì, sì, Antonio. Beh, non è male, è come prima volta, due interventi. Si è un po' angosciato tutto. Piaceva quando era c'erano le incazzature. Perché guardate, questo è un momento grossissimo.
ogni retata che i magistrati fanno, chiaramente mandano la gente da questa parte, perché la corruzione e il malaffare hanno raggiunto in Italia un livello che non è più accettabile, quindi qualcosa va a succedere. Io sognavo che qualcuno poi finisse impiccato, eccetera, come è successo, ma è successo e siamo diventati democrazia. Forse tocca fare dei passi di quel genere, non lo so. Però ecco, togliergli quello che hanno, appunto le macchine amministrative, eccetera, eccetera, sarebbe una cosa fantastica. Proprio li metti lì che perdono l'ossigeno, eccetera. Allora, però stasera volevo dire, secondo me dobbiamo veramente che qualcuno di voi faccia lo sforzo. Io sto a Norma, non ho questi problemi, sono uno e conto uno, però Norma c'ha il 22% di voti al Movimento 5 Stelle, lo dicevo, alle europee. No, per dirvi, i normiciani sono delle persone splendide, immaginate, ma io ero sicuro che in 10 avessero votato insieme a me per il 5 Stelle, invece no, il 22%, una cosa incredibile. Per dirvi, c'è uno spazio enorme, non dobbiamo perderlo. Quello che volevo dire, prima ho detto la politica non dovrebbe governare, ma io intendevo questa politica, quella che piano piano ormai sembra quasi una dittatura, quella del magnare, perché se aveste lavorato come ho fatto io in un'amministrazione comunale a Roma, non vi dico quello che avreste potuto vedere. Ormai non c'è più una lira dell'appalto servizi, beni, eccetera, che arrivi là, non ci arriva niente, e continuano a pensare all'anticorruzione che è una cosa che deve guardare le carte. Basterebbe andare a guardare quello che andava fatto, andare a vedere se esiste, nella stragrande maggioranza dei casi non esiste, e da lì tornare indietro e mettere tutti in galera. Sarebbe una cosa semplicissima, ma questo è un modo per pensare, un modo diverso di fare gli appalti, di costruire, di gestire, insomma. Quello che volevo dire, allora, tornando un attimo indietro, per favore cercate di coordinarvi, chiamate i co-organizer e parlateci, anche se poi vi fatelo umilmente, è un compito importantissimo, e poi fatevi dare la legittimazione da Roma. Questo è l'unico, questo coordinamento di meetup è l'unica cosa riconosciuta. E poi immediatamente cominciamo a lavorare sui contenuti di questo programma. Che cosa i candidati dovranno fare? Che cosa è un modo per crescere noi? Perché guardate, io sono andato un po' a vedere tutti i siti informatici dei comuni che sono 5 Stelle adesso. Non sono granché. In Italia l'informatica è un disastro. Cioè, riusciamo a fare anche delle cose che sembrano progressive e innovative, carta straccia. L'informatica è un freno adesso, così come la si fa adesso. Andate. Va bene, grazie. Tempi, no. Certo, l'avverto che sta ai tempi sì, stretti. No, quindi volevo dire, lavoriamo un attimo su questi contenuti amministrativi, chiamateli come volete. E sono le cose su cui i nostri candidati, io per esempio i candidati, quando sono venuto qua già ne avevo in mente alcuni, perché sono 2 anni da quando mi sono iscritto, che comunque leggo quasi ogni giorno il blog di Grillo, il vostro, eccetera, e conoscevo delle persone, le conoscevo, è da ridere, le vedi, le foto, il profilo, eccetera. Quindi penso che non sia difficile farli venire fuori, sarà più difficile però mettergli in mano questa patata bollente che è l'amministrare, perché non perdiamo di vista questa cosa, stiamo lavorando per cercare di fare le cose meglio, e non è facile, ma può essere molto divertente. Grazie. Cercare di fare le cose meglio. Grazie, sono contento, grazie. Dario. Allora, vuoi parlare tu? No, ascolta, allora, Dario è l'ultimo degli iscritti, poi per rinuncia di Rita, i 3 minuti ve li dividete tra Ferdinando e Stefano. Perché sennò andiamo. Esatto. Parlo io. Brevemente, grazie Dario. No, allora volevo fare un attimo un appunto così.